giornata negativa per Piazza Affari e le altre principali borse europee, che fanno un passo indietro. Apprezzabile rialzo, più 2,87%, a Milano per il comparto chimico. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nel comparto costruzioni, meno 2%. Tra i principali cambi, nessuna variazione significativa per l'euro-dollaro USA, che scambia sui valori della vigilia 1,18? Tra le grandezze macroeconomiche più importanti, in Cina, pubblicati prezzi al consumo, pari a 0,8%. È previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l'annuncio sia delle richieste di sussidio di disoccupazione, che delle scorte di petrolio. In Germania domani i mercati sono in attesa dei prezzi al consumo. Attesa una partenza negativa per la borsa di New York. In particolare, il future sull'S&P 500 si muove in ribasso, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che scambia 15.590,25 punti.